ha usato due definizioni di poesia, su cui è bene tornare. La poesia, le poesie sono miracoli, ha detto in un certo punto, e poi ha incalzato e le tre poesie sono doni. Allora qualcosa di meraviglioso che ci restituisce il senso complessivo della grande poesia, quella che veniva declamata, quella che veniva evocata, quella che oggi si celebra. Guardate, siamo pieni di giornate mondiali inutili. Mi foggiò la natura in una creta indocile e la vita non mi vide materia inerte fra sue mani infide del suo pollice al solco mansueta. Perché la vita sembra un finestrella cui una strana fantasia sorride, ora l'opera plasma liscia incide contro essa ossa canisce ed ossa. Buona sorte ha per sé chi a masso informe ai suoi bizzarri spiriti s'adatta, sopporta oppresso ed obbligato dorme. Folle chi i nervi a più sentire affina, vigila, freni, ad ogni colpo scatta e interviene e a difendersi si ostina. Allora, perché i luoghi della memoria? Intanto prima Gianluca aveva già citato Franco Arminio con il discorso della paesologia. Paesologia che comunque è un concetto espresso proprio da Franco Arminio che va al di là della rappresentazione del paesaggio. Di questo mondo incantato, tutto è inquieto. Avvolta dall'aria ferma e densa, cammino in questa visione di incanto. Mi fermo anch'io, alzo lo sguardo e i miei occhi si perdono tra le lacrime di luna che brillano sospese nel cielo. A sera il calore del fuoco cui faceva da guarnice il grande cammino rallegrava corpo e anima verso il nuovo cammino, condito di pace e persino di gioia, quando il racconto prendeva il posto del pane, cullando le membra stanche, al volteggio dei pensieri leggeri e le luci del giorno ormai lontane.